Ora io mi chiedo per quale motivo si parla molto spesso di reddito di cittadinanza dalle vostre fila e non si parla mai di aumento del deficit. Perché se tu vuoi proprio alzare il dibattito su una questione che ritengo sia importantissima, perché abbiamo tantissimi poveri in Italia, è una situazione insostenibile in molti casi, dovuta anche dopo alle conseguenze legate alla globalizzazione, all'euro che ci ha disintegrato l'economia interna, quindi tutto il meccanismo è collegato. Però se noi vogliamo fare una proposta in questo momento dall'opposizione per parlarne, allora bisogna agire con queste regole. Nel momento in cui tu sei forza di governo, assolutamente si fa deficit, cioè non c'è altra soluzione, quindi che mi bombardino, ma io faccio deficit perché il mio problema principale adesso è risolvere la povertà e dare un reddito a chi non ce l'ha, quindi è così. È una delle poche cose per cui, mentre a noi ci dicono che non è la priorità, abbiamo scoperto che in Europa non è la priorità perché tutti ce l'hanno, cioè non è una priorità, una cosa è prioritaria se non ce l'hai la devo fare, non è prioritaria, ma in realtà 26 paesi su 28 hanno forme di tutela. Mi domando perché paesi come Romania, Bulgaria, piuttosto che abbiano e prevedano tutele sociali ad ogni livello e noi in Italia non ce l'abbiamo. Conoscete tutti benissimo il meccanismo della cassa integrazione, tutele, non tutele, quelle non sono tutele, perché io che arrivo dal mondo del lavoro so benissimo come funziona la cassa integrazione, perché ci sono passata e non si può pagare la cassa integrazione ogni 8 mesi, perché purtroppo una famiglia vive di uno stipendio ogni mese e quindi è una lotta di civiltà, non di cifre. Si fa meno di altro, in una famiglia si guarda quali sono le priorità e si parte da quelle, poi c'è tutto il resto.